бачу, я не бачу. Ой, Боже. La situazione sicuramente non è facile ed è preoccupante al momento. Speriamo che non parti insomma, la guerra come dicono, anche se è già iniziata. Insomma. Paura anche per noi italiani? Sicuramente sì, anche perché l'Italia è un punto cruciale, no? con gli eserciti, per gli altri stati. Niente giustifica il ricorso alle armi? Assolutamente, non si giustifica mai il ricorso alle armi, sicuramente. Avete seguito la questione di oggi dell'invasione della Russia quindi sul territorio ucraino? Sì, sì, l'abbiamo seguita e io sono anche spaventata per essere sincera. E preoccupata. Sembra che sia una cosa un po' programmata, non so, non ho capito bene la cosa. È una cosa incredibile, lui vuole rifare l'Unione Sovietica, non solo, partirà da lì per poi allargarsi, ma se glielo fanno fare o glielo permettono è un disastro, cosa che penso che non succeda. Comunque, sicuramente non penso bene, vi voglio dire, voglio pensare bene. Secondo lei avrà ripercussioni anche sull'Italia, sull'economia in generale? Non ci sarà nessuna guerra, ragazzi, queste sono provette di... E basta, vedrai che fra poco finirà tutto. Questo speriamo. No, deve finire, non può andare avanti perché diventa troppo grossa la situazione. Semplicemente non ci sono parole, è una guerra... Una guerra sulla guerra, perché siamo comunque in guerra sempre qua. Nel 2022 ancora si deve usare tutta questa violenza e scaturire delle guerre, mi sembra una cosa ridicola. Dietro ogni guerra c'è sempre un interesse purtroppo economico, politico, religioso e sicuramente già ne stanno parlando, no? da mesi degli aumenti del gas, della luce, quindi sicuramente avremo delle ripercussioni, ma chissà, probabilmente anche tutto pilotato, dico una parola scomoda, però anche per giustificare o per incrementare queste mosse, no? economiche a livello mondiale. Ma come si fa a gestire così la politica internazionale? Non si vergogna Putin di esistere? Speriamo che, guardi, non so che cosa bisogna sperare, un mondo impazzito, è un mondo impazzito. Lo dico da insegnante in pensione, che ho insegnato la storia ai ragazzi, ho insegnato anche le guerre, ma non avrei mai pensato nel terzo millennio di ritrovarmi di fronte a un evento così drammatico e assurdo. Non ho mai vissuto una guerra, non faccio il militare, però sì, è brutto e non penso sia tanto la soluzione migliore, spero si risolva al più presto. Forse l'uomo non ha imparato niente dalla storia, evidentemente la storia ci insegna che la guerra è un'estrema razza che non porta nessuna conseguenza positiva. L'economia italiana? L'economia italiana non ne beneficerà. Oggi io lavoro nel settore energetico, abbiamo visto degli aumenti esponenziali che se la situazione non si calmierà in qualche modo, non ci saranno degli interventi, sarà destinata ad aumentare. Quindi vediamo un po' cosa succede anche da parte dello Stato, quali saranno le manovre del governo.